L'Italia fuori dall'euro e dall'Unione Europea. Scenari e possibili strategie con Filippo Burla. Forse manca solo l'invasione delle cavallette alla sequela di piaghe bibliche che sedicenti esperti commentatori prevedono o forse si augurano per l'Italia in caso di uscita dall'euro. Nel corso degli anni un confronto sempre più inesidito ha regalato veramente una marea di perle da dilettanti delle basi di macroeconomia, tanto da aver instillato un irrazionale terrore ogni qualvolta si ventila nel dibattito l'ipotesi di abbandono della moneta unica, confondendo spesso e volentieri peraltro ciò che accadrebbe con ciò che sta già succedendo ora, in questo preciso momento. Abbiamo selezionato così 5 punti, dati per certi nella narrazione dominante, ma che in realtà non sono per niente scontati. Partiamo dal primo, quello per cui l'euro sarebbe un falso problema, perché le altre nazioni sono, tra le altre cose, più produttive di noi. Insomma, saremmo prigionieri di una sorta di atavica scarsa voglia di lavorare. Sapete, il sole, il mare, il buon cibo, tutte cose che però c'erano anche all'inizio degli anni 90, quando divenimmo la quarta potenza industriale del mondo. Tempo un paio di lustri e ci siamo improvvisamente infiacchiti, quasi da un momento all'altro, senza apparente spiegazione, se non a detta di qualcuno la bella vita che ci fa preferire il divano al lavoro. Poco credibile, eh? Parliamo dunque di questa benedetta produttività. Parliamone seriamente, però. Non esiste probabilmente miglior strumento che non sia appunto la produttività, sia essa misurata tramite PIL per addetto, PIL per ora lavorato o altro, gli indicatori non mancano, per misurare l'efficienza del lavoro. Ora, stiamo lavorando meglio o peggio di prima? La risposta è peggio, senza dubbio. Questo sì a causa di fattori di offerta, diciamo, interni sui quali si può, per questo motivo, in quanto, come detto, interni, agire. Ed abbiamo agito come? Basti pensare alle innumerevoli riforme del lavoro intervenute nel corso degli anni, di cui abbiamo parlato e che non sembrano tuttavia aver spostato, se non di pochissimo, l'asticella. Occorre guardare allora ad altri tipi di fattori. La domanda, ad esempio. È intuitivo che quando un'azienda riesce a collocare agevolmente i beni che realizza, spalmerà i loro costi, e specialmente quelli fissi, che in buona parte sono relativi ad investimenti, su una produzione più ampia, risultando quindi inferiore il costo per ogni unità realizzata. Non solo, con l'espansione della produzione, i lavoratori stessi acquisiscono con il tempo maggiori competenze, professionalità e via dicendo. Meccanismo, insomma, che in qualche modo si autoalimenta, che ha trovato formalizzazione teorica nella cosiddetta legge di Kaldor-Verdorn. La produttività non è un fattore esogeno, ma endogeno, il cui saggio di crescita dipende dallo sviluppo, in termini sì qualitativi, ma soprattutto quantitativi, della produzione. Pensare di poterla al contrario stimolare in maniera autonoma, come fosse per l'appunto un elemento esogeno, quindi dato, quasi scolpito nelle tavole della legge, è a dir poco velleitario. Tentativi, come dimostrano le già citate riforme del lavoro, destinati a cascare nel vuoto. Chissà quanto può essere produttivo un lavoratore il cui contratto è destinato a non venire rinnovato a scadenza perché l'azienda per cui lavora si trova a corto di ordini. E come mai questo accade? L'abbiamo detto, una moneta sopravvalutata rende più convenienti i beni realizzati all'estero e a sua volta meno convenienti i nostri nei mercati oltreconfine, senza poi considerare la necessità di dover sacrificare la domanda interna tramite austerità come unica e obbligata strada per mantenere un po' in piedi la baracca. Non è un caso, come abbiamo osservato nella puntata dedicata al tema, che la nostra produzione industriale sia in calo esattamente dal momento in cui l'euro è stato introdotto, e con essa, perciò, a calare è stata anche la nostra produttività. Secondo punto. Fuori dall'euro, dicono,
pagheremmo la benzina, il gasolio e altre materie prime, il doppio, il triplo, il quadruplo, altro fattore di moltiplicazione a scelta. Partiamo dai carburanti. Il petrolio è quotato in dollari e quindi sì, con una moneta presumibilmente svalutata rispetto all'attuale, lo pagheremo qualcosina in più. Il greggio è però solo una delle componenti del prezzo finale. Su quest'ultimo pesano infatti un buon 50% di tasse, imposte, accise, e quelli puoi aggiungere i costi del trasporto, della raffinazione, della distribuzione, tutti elementi che non dipendono in alcun modo dalla quotazione della moneta sui mercati internazionali. In definitiva, il petrolio impatta per meno del 25% sul costo al distributore. Se dunque la nostra nuova moneta si svalutasse, prendiamo sempre il caso estremo del 30%, ciò comporterebbe un aumento nel prezzo alla pompa di ben il 5%. Attenzione, forse hanno fatto e stanno facendo molto peggio le sanzioni inflitte alla Russia che in realtà ci stiamo autoinfliggendo. Discorso simile vale anche per le altre materie prime. Quindi ancora sì, quelle che acquistiamo all'estero le pagheremo un po' più care. Ma la nostra, teniamolo sempre presente, è un'economia di trasformazione, che dunque carica valore aggiunto sui beni che lavora e poi rivende. Il costo delle materie prime, insomma, è importante, ma non cruciale. Comprare un bene al 30% dei costi in più, ma rivenderlo dopo lavorazione, chiaramente, ad un prezzo più alto, non sposta di una virgola la bilancia commerciale. Anzi, potrebbe pure tendere a farla migliorare. Tanto più che, prendendo sempre a riferimento una moneta svalutata, ripetiamo, caso estremo del 30%, all'estero i nostri prodotti sarebbero meno cari, esattamente del 30%, aprendo dunque maggiori spazi alle esportazioni, le quali a loro volta sono poi la principale fonte di accumulo di risorse, cioè di valuta extra, con cui saldare le importazioni. Un meccanismo che, se ben gestito, può essere potenzialmente molto virtuoso. E veniamo al terzo punto. Quante volte abbiamo sentito dire che fuori dall'euro i nostri risparmi verrebbero stritolati? La controdomanda è: quali risparmi? No, perché fino agli anni 80 le famiglie italiane arrivavano in media a mettere da parte fino al 25% del proprio reddito disponibile. Percentuale che già nel decennio successivo, in preparazione all'ingresso dell'Italia nella moneta unica, con tutto il percorso di aggiustamento, convergenza e via discorrendo, era scesa attorno al 15%, per poi crollare di recente ben al di sotto della doppia cifra. Altri indicatori, come quelli dell'OCSE, la definizione di risparmio d'altronde non è univoca, ma dipende dal perimetro entro il quale si colloca. La danno addirittura più in basso, poco al di sopra del 2%, quando non più tardi del 1996 la collocavano a quasi il 17% del reddito. Praticamente un'imposta patrimoniale costante, implicita da almeno 20 anni. La stiamo subendo adesso, in questo preciso momento, proprio all'interno dell'eurozona. Altra perla è quella per cui dovremmo comunque ripagare un debito pubblico che è denominato in euro e quindi andremmo pressoché automaticamente in default. Ora, nei titoli del debito pubblico emessi dal 2013 in avanti, è vero che sono state introdotte clausole che attribuiscono la possibilità, in presenza di una maggioranza qualificata di investitori che lo richiedano, di rinegoziare le condizioni pattuite. Fra queste può rientrare anche la ridenominazione del debito da euro a nuova moneta? No, perché è lo Stato a scegliere in maniera autonoma e sovrana la moneta avente corso di validità sul suo territorio. Lo statuisce il nostro codice civile, che all'articolo 1277 recita: i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento. Le clausole perciò rimangono, ma vengono di fatto sterilizzate, in quanto non è consentito che un contratto, per ovvi motivi, possa derogare alla legge. Gli unici titoli di Stato da onorare in divisa diversa da quella che adotteremo dopo l'uscita sono quelli emessi sotto legislazione estera, i quali rappresentano però solo una minima parte del totale. Per la cronaca, il 2,1%, ci dice l'ultimo documento di economia e finanza.
un ammontare che permette di dormire sonni molto più che tranquilli. E veniamo così all'ultimo, quello per cui saremo troppo piccoli per sopravvivere al di fuori dell'ombrello protettivo gentilmente offerto dalla BCE. Quale tipo di protezione non è dato sapere, visto che l'unica speculazione ai danni del nostro debito pubblico registrata nella storia, o almeno dal secondo dopoguerra ad oggi, è venuta proprio in costanza di moneta unica. La verità è che, al di là dell'euro, esiste letteralmente il mondo. E non serve andare dall'altro capo del globo. Fino a prova contraria, la Svizzera sopravvive tranquillamente non solo senza l'euro, ma anche senza essere parte dell'Unione Europea. Uno potrebbe dire, ma le banche svizzere, la finanza, il segreto bancario, che in realtà quasi non esiste più, e però a livello di struttura generale dell'economia ci si presenta un quadro in cui l'industria della Confederazione Elvetica vale tra il 20 e il 25% del PIL, numeri insomma non sovrapponibili, comunque simili a quelli italiani. Lo stesso discorso vale, per fare un altro esempio, per Polonia e Ungheria. Due nazioni che fanno davvero dare di matto gli euroinomani perché possono permettersi di dire sovranamente la loro sui temi comunitari senza dover sottostare alla spada di Damocle di un Eurotower capace di aumentare o diminuire in maniera totalmente discrezionale i propri acquisti a seconda delle decisioni, condivise o meno, del governo di turno. Come è successo in Italia all'epoca dell'esperienza giallo-verde, con il deficit previsto al 2,8%, poi ridotto al 2,04% in un ossequio ad uno spread che saliva perché la BCE, diciamolo, giocava sporco. Fino a quando, ci chiediamo, dovremmo sottostare questo meschino gioco di ricatti? L'Italia fuori dall'euro e dall'Unione Europea. Scenari e possibili strategie con Filippo Burla.